Buongiorno a tutti e bentornati. Oggi siamo ancora qui a Campo Imperatore, seconda settimana consecutiva. Il nostro re di Gran Sasso, Corno Grande. Partiamo dall'osservatorio oggi e faremo una via che è abbastanza carina. Sono circa 13 km per 1000 di dislivello. E faremo questa via qui che ci porterà praticamente al Cefalone e poi proseguiremo per la cima Giovanni Paolo II fino alla cima delle Male Coste, quindi una zona del Gran Sasso che non abbiamo ancora fatto, è la prima volta e tutti me ne hanno parlato benissimo, quindi ma poi come sempre è inutile che dico che qualcuno mi dice, ma sempre bello, il Gran Sasso è sempre bello, l'Abruzzo è sempre bello, c'è poco da fare. Con noi oggi un bel gruppetto, abbiamo anche due new entry e con noi c'è Barbara. Buongiorno ragazzi, giornata fantastica, piena di tappe, iscrivetevi al canale, campanella. Le tappe perché tutte basse, come no, funziona? No, perché faremo più tappe. Giusto? Faremo giusto, più tappe. Giusto. Il grande Alfonso. Ciao, ecco. Beh, effettivamente sto qua. Anche viene Alfonso, ce la dici qualcosa? Oggi no, oggi guarda, è una giornataccia. Dice sta cosa. Dove? Dice sta cosa. Il grande zio, come sempre, immancabilmente. Oggi sempre si lui. Parlerà di analitico e di quell'altra cosa che mi ricordo già reattivo, più. Analitico e reattivo. Ok, quindi partirà un dibattito analitico e reattivo. E poi due new entry. I romani portano in giro le abruzzesi, ma come mai? Camilla e Pamela. Buongiorno. Buongiorno. Parlano poco, è normale perché nuove, ancora un po' timide, fra poco si scioglieranno. C'hai un po' di vinello, vedo un sciallo. Ecco qua, allora il vino non l'ho portato, ma dopo la birra è sicura. Niente ragazzi, basta con le cazzate e... buona visione. Primo incrocio, passo del lupo, andiamo su per la portella e il Pizzo Cefalone. Da qui si vede Pizzo Cefalone e sarà la prima vetta di giornata. Secondo incrocio, la portella, da qui abbiamo un'ora al Pizzo Cefalone, è proprio qui, e due ore alla Sella delle Male Coste. Terzo incrocio, questa è la portella e ci andiamo su dritti per il Cefalone. Da qui bellissima la vista sulla Sella dei Grilli. E questa poi è la salita per Pizzo Intermesi. Da qui la via che ci porta sotto il Cefalone e poi ce lo fa prendere da dietro. Già fatto qualche anno fa con lo zio, abbiamo dormito in tenda qui a Campo Imperatore. Vi metto il video in descrizione, una bella serata. E qui è fenomenale dormire in tenda in questi posti. Meraviglioso, e poi mattina presto siamo saliti su al Cefalone e abbiamo visto un'alba meravigliosa, spettacolo come sempre, Abruzzo, Abruzzo. Si sale. Cosa si fa dura? Che cazzo ne so. Ma che cazzo ne so, mi è piaciuta questa.
prima vetta di giornata. Pizzo, cefalone. Intermezzo di Corvo. Corvo è quello, giusto? Sì. Quello è Monte Corvo. Di qua ci va Gianni Paolo. Gianni Paolo e dopo Male Coste. Grazie. Prego. Qui. Corno grande, corno piccolo. Intermesoli. Corvo. Lago di Campotosto. E qui la. Tutta la cresta che faremo adesso fino a Cima Voitila per poi andare su alle Male Coste. Da parte oggi siete benissimo, il silente. Fatta direttissimo. Com'era? Un po' triste 100 milioni di allora questa è mi sento quasi a disagio. Allora Pamela Pescarese mi chiede quello che lago è, quello è Campotosto. Camilla ha detto una cosa che non volevo sentire. Io sono una capra, non conoscete le vostre bellissime terre. Alfonso è venuto uguale. Uno dei Campo dei Fiori a dirlo, dei Campo dei Fiori. Lasciamo Pizzo Cefalone e adesso scendiamo giù per la cresta. Barbara e lo zio ci hanno abbandonato, non hanno seguito sul Cefalone. Noi l'abbiamo già conquistata la vetta sabato scorso. Ecco, poi uno è uno che dice che lui rifarebbe le cose che ha rifatto, ma poi non le fa. Lui è quello che dice le cose e poi se le rimangia. È inutile. E siamo sulla cresta che ci porta alla cima Giovanni Paolo II. Ecco la cresta. Cresta bellissima. E ci siamo vicini alla cima Paolo Giovanni II, la cima Voitila. Bellissimo. Thank you.
arrampicata, su. Spacca qua, 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 qua. Non te la mette con i piedi dentro, perché i piedi dentro poi non te portano fuori. Non ti molla. Vai tranquilla. Qua ribadisci col piede destro qui. Se vuoi c'è pure la mano, eh? Ok, bravissima. Grande. Bello, mi è piaciuto questo ostacolo. Secondo me l'ha fatto di vetta. Ripartiamo. La cima Vuitila e adesso ancora cresta a cresta per le Male Coste fino alla cima delle Male Coste. Ciao raga, hai visto? Super Quark, iscrivetevi al canale. Voi come sottofondo ci vogliamo un po' di heavy metal come sono sonora. Allora, se mi segui sul canale Climb for a New Life, la maggior parte dei video in ferrata sono tutti con metal sotto. Ah, vedi, vedi che... Quindi... Qua, vedi come ci si incontra? È normale. Canale? Climb for a New Life. Scrivilo subito, dai, scrivilo. Allora, Climb for... For a New Life. Però la GoPro poi certi video, eh. Ah, c'ho pure il drone. Tanta roba. Già ti seguo. Che grande, che grande! Ciao, regà. Ah, sì, un prato di margherite. Da qui bellissima. Vista sul Monte Corvo. Io ho quasi voglia di fare tutta la cresta dopo le Male Coste e scende giù a Fioretti da Domenico. Mi manca Domenico, ciao Domè, ciao Domè. Tutto su in cresta. Abbiamo fatto un bel tratto. Da qui, saliti, discesi, un bel saliscendi. Andiamo qui sul Cefalone. Adesso siamo alla cima delle Male Coste, siamo su. Io ormai sono diventato vegetariano quasi. Vado avanti a me, le noccioline. Cima delle Male Coste. 2,4,44. Piccola croce. Bellissima, vista sul Corvo e il lago di Campo Tosto. E qui qualche settimana fa al Ravanello Day ho provato questa cresta, ma praticamente impossibile, difficilissimo. E da qui si potrebbe continuare per andare a fare un'altra vetta, e adesso purtroppo non mi ricordo il nome, quindi mi aspetto qua volentieri. Mi danno zio. Ce l'ho fatta. Sono arrivato terzo. Oggi diceva che non ce la faceva, ci aspettava la cima Vuitila. E invece? Invece me l'ho fatta. Perché papà Vuitila mi guardava da là. Mi ha messo la mano sulla spalla e mi ha detto vai, sali, vai e sali. Di la verità. Perché io sono credente. Ma di la verità. Dimmi. Hai fatto? Che ho fatto? Reattivo? No. Analitico? No. Hai fatto monte. Ho fatto monte amaro dalla Rava del Ferro. Mamma mia, raga. Camilla e Pamela, che da buone abruzzesi hanno tenuto il passo. Come è andata? Ma lo sai che parlano gli abruzzesi? Parlano gli abruzzesi, ogni tanto non parlavano. È difficile, invece poi a un certo punto riescono. Attaccato VIP a finire più, eh. Tu non l'hai visto, mi sono fatta il binello per strada, la gran fetta. C'è la boccetta, c'hai. E invece dietro Alfonso e Barbara, ma... Non lo so, non si vedono. Persi. Arriveranno, adesso ci raggiungono. Stiamo tornando indietro. Alla cima delle Male Coste, bella giornata, sole spacca le pietre, fortunatamente c'è un po' di venticello che salva la vita. Adesso vi faremo la strada dell'andata, quindi tutta la cresta senza salire per il Cefalone, e ci andiamo a Campo Imperatore
a mangiarsi due rustelle e a farsi una bella birozza. Giornata andata bene. Camilla, che dici? Sei trovata bene? La giornata fantastica. Ottimo. Sei pronta per rustelle a birozza, sì? Ci sta. Che ripresa stai a fa? La ripresa finale che non mi vado a riprendere pure Montamaro! Ritorno. Montamaro! Posso fa tutto! Ragazzi, le ultime dichiarazioni prima della fine del video. Siete state bene? Benissimo. Siete iscritti al canale? Ottima. La campanella? Esatto, vale, la campanella. Scusate, insieme mi dovete fare. Iscrivetevi al canale. Dai, che palle. Uno, due, tre. E iscrivetevi al canale! Anfami! Ciao ragazzi, alla prossima!